Tutta la città ne parla. Carlo Pizzati, vorrei cominciare da lei per capire che cosa sta accadendo nella Lega e se quell'indignazione che non c'è, lamentava l'ascoltatrice, in effetti non c'è nella Lega. Pizzati. Beh no, non credo assolutamente, però mi sembra molto bello quello che ha detto l'ascoltatore a proposito che siamo tutti un po' trota, nel senso che la ricostruzione inizia forse proprio dal capire il trota che è in te, credo, sicuramente, perché non solo per i leghisti ma per tutti gli italiani, immagino, è una bella riflessione. C'era anche una telefonata che noi non abbiamo messo, Pizzati, che sosteneva proprio questo, e molti giovani, era un uomo giovane, un ragazzo che diceva ho fatto una specie di analisi fra i miei coetanei per capire leghisti o con una leghista per capire perché votavano trota, in effetti c'era questo tema del riconoscimento del trota che è in te, ora è un'espressione un po' forte. Esattamente, eh. Quindi la totale caduta dei valori, nascondere dietro una facciata di finta onestà il fatto che poi si è più ladri degli altri, comunque da lì riparte la ricostruzione, ripeto, cioè lì è il fondo che tocca il paese, credo, no? Mi sembra, in questo momento. Io ho proprio sentito un imprenditore questa mattina a proposito di questo tema, e perché non credo che ci sia indifferenza, non un imprenditore necessariamente leghista, ma che vive in una zona ad alto tasso di leghismo, chiamiamolo così, e parla di sconforto, cioè diciamo, il Veneto non se l'aspettava. Fa parte un po' della macchietta veneta, forse, questo di essere ingenuamente, aver creduto nella promessa dei Lombard e ci si aspettava che la leadership fosse un po' più pura, così dicono, forse nella base più folta. Ricordiamo che Zaia comunque ha raccolto il 60% dei voti delle ultime elezioni, candidato leghista, quindi è uno zoccolo duro importante ed è forse per questo che una leghista vicentina come Emanuela Dallago è stata invitata a unirsi al triunvirato di questa ricostruzione della Lega, immagino si svolgerà nelle prossime settimane. Non credo che basterà, ecco, non penso proprio che basterà, perché oggi è una giornata importante, ricordiamolo, Pizzati, stasera a Bergamo i maroniani soprattutto si riuniscono per una simbolica operazione di pulizia, sì, e bisognerà vedere cosa accadrà. Personalmente, sentendo gli umori qui in Veneto, nelle diverse province, sarei molto sorpreso. Hanno tenuto duro, hanno ingoiato molti rospi gli elettori qui della Lega e filoleghisti. Penso che questo sia davvero troppo per tutti. È interessante perché so che avete un ospite anche del Movimento dei Grillini, quello che dice Grillo nel suo blog a questo proposito, e io lo condivido come analisi, cioè? Diciamo che dice proprio che la Lega è sempre stata antifederalista e antisecessionista, che l'Italia è sempre più centralista grazie alla Lega, e questo penso che forse si senta qui adesso, cioè si rendono conto che la base che li ha votati, credendo che la Lega voleva l'indipendenza della Padania, questa entità politica immaginaria che non è mai esistita e evidentemente mai esisterà, ci hanno proprio creduto. Adesso hanno capito che facevano il gioco contrario, evidentemente, che tutto il lavoro fatto per il federalismo, l'articolo 5, che sono succeduti negli anni, le varie battaglie politiche sono servite esattamente al contrario. Scusi, penso, Pizzati, ma questa reazione però perché non è giunta prima, anche di fronte a candidature puramente nepotistiche, tipo i figli o aiuti o politiche che insomma rimandavano a partiti che la Lega ha sempre combattuto? È una domanda giusta, in realtà la questione morale è qui in Veneto sulla Lega, Gobbo stesso l'ha aperta più di 2 anni fa, gli scandali all'interno della Lega anche in Veneto, anche perché adesso la Lega in Veneto dice no, i soldi di Belsito non sono arrivati qui perché c'è solo un coinvolto Veneto, un senatore trevigiano, Stiffoni, in questa indagine, e dicono no, noi siamo i duri e i puri. Beh, non è vero in realtà, perché ci sono parecchie indagini di diverso tipo, dal consigliere comunale coinvolto nel sito pedopornografico, agli intrallazzi sull'immobiliare dalle parti di Mestre, che coinvolge anche la regione, ce ne sono parecchi. Perché? Perché i media non ne hanno parlato, perché la Lega ha assunto un potere vero anche di controllo di comunicazione, quindi se ne è parlato molto poco. Ma ripeto, credo che sia finito tutto questo, stiamo parlando di quello che è accaduto fino ad ora e perché non ce ne si è accorti, un po' per ingenuità e un po' per voler credere nell'onestà della leadership leghista, proprio da
militante o militonto, come definisco io piuttosto, e un pochino perché c'è stato un controllo dei media, ma diciamo, secondo un ultimo sondaggio qui in Veneto, il più recente sondaggio fatto da Marketing Research MPS, sì, il 53,3% i veneti, secondo questo sondaggio fatto su un campione molto vasto, direbbe di sì a un referendum per l'indipendenza, quindi il sentimento è ancora forte, troverà nuovi approdi evidentemente, come dice Grillo stesso, indicando chi sono gli eredi della Lega in questo momento, molto probabilmente, non credo che riusciranno forse riusciranno un po' a reggere, non credo che riusciranno davvero a mantenere le posizioni, mi sembra che difficilmente pronosticabile. Ricordiamo le europee del 2009, la Lega prese il 10,7%, cioè una percentuale altissima. Era la voce di Carlo Pizzati che state ascoltando, giornalista e scrittore veneto che conosce bene, come avrete capito, la realtà dell'elettorato veneto.